Da qualche giorno in Italia, edito dalle Edizioni Mediterranee, è uscito Arti marziali cinesi dall'antichità al XXI secolo di Peter Lorch. Grazie a un grandissimo lavoro svolto da Andrea Puglisi, il traduttore, è possibile leggerlo in italiano. Io ho avuto il piacere di collaborare con Andrea per alcuni aspetti della traduzione, soprattutto legati alla lingua cinese e alla cultura cinese. All'interno della versione italiana troverete anche una mia prefazione che vi introdurrà un po' al lavoro che ha portato avanti Lorch. Quasi 3.000 anni di storia racchiusi in 275 pagine. Lorch descrive le numerose trasformazioni che le arti marziali cinesi hanno avuto a partire dalla preistoria fino ad arrivare al moderno periodo repubblicano. Un testo che inevitabilmente non entra nel dettaglio di molte questioni, ma che fornisce un'interessantissima analisi storica non veicolata da giudizi di parte. A rendere questa pubblicazione ancora più ricca è l'ampia bibliografia in cui vengono elencati più di un centinaio di pubblicazioni delle università cinesi e occidentali in lingua inglese, oltre ovviamente a tutti i riferimenti dei testi classici e della storiografia cinese. Un testo che offre certamente un ottimo supporto per addentrarsi in una ricerca più seria e strutturata, senza avanzare alla pretesa di esporre un'univoca verità storica e teorica sulle arti marziali. Oggi sono venuto appositamente nel vecchio quartiere dove abitavo, fino a poco prima della pandemia abitavo qui, questo è il distretto di Hong Kong, in Shanghai, e qui vicino c'era la mia scuola dove insegnavo, adesso invece mi sono trasferito in un altro distretto qui a Shanghai. I miei studenti occidentali sicuramente riconosceranno la zona. Sono qui perché qui risiede la Jingwu Xiehui, una delle più importanti associazioni di arti marziali dell'epoca moderna. E in questo libro se ne parla proprio negli ultimi capitoli. Ma entriamo insieme. Eccoci arrivati nel cortile della Jingwu Xiehui. Alla mia destra c'è proprio la struttura originale dell'associazione. Ci sono moltissime foto storiche in cui possiamo trovare alcuni grandi maestri nel passato di fronte a questa struttura. E invece qui vedete le strutture moderne, un po' lo sviluppo dell'associazione qui in Cina. Ma entriamo e andiamo verso la sala principale. Eccoci all'ingresso della Jingwu, veniamo accolti da Huo Yuanjia, considerato il fondatore di questa associazione. Anche se poi in realtà lui fondò la scuola insieme ad altri maestri. Molti di voi lo ricorderanno grazie al film Fearless, interpretato da Jet Li, che racconta un po' la sua storia, ovviamente romanzata. Adesso saliamo sopra perché ci hanno aperto la sala per noi e vi mostro un po' la sala d'allenamento principale dell'associazione. Ecco, questa è la sala principale di allenamento della Jingwu. Periodicamente qui vengono svolte tante attività, spesso vengono anche fatte delle esibizioni. In passato ho anche avuto l'opportunità di esibirmi qui di fronte alla famiglia della Jingwu. E qui dietro possiamo dire abbiamo un po' una sintesi di quello che è lo spirito delle arti marziali tradizionali. Wen si riferisce ai valori e alla cultura tradizionale, mentre Wu indica gli aspetti legati alle arti marziali. Lorch, nel testo, rende evidenti le implicazioni politiche, sociali, che hanno contribuito a rendere le arti marziali tradizionali una commistione di diversi aspetti della cultura cinese. Un percorso di continua trasformazione che rende impossibile delineare i confini di una disciplina che, pur essendo legata al passato, mantiene una sua vitale attualità. Sono convinto che questo libro potrà dare un grande supporto alla formazione dei praticanti italiani, soprattutto a coloro che sono sinceramente interessati a comprendere la storia delle arti marziali, la loro funzione e la loro evoluzione. Mi auguro che questa recensione sia stata per voi interessante e che abbiate modo di leggere questa pubblicazione di grande valore. And for the English speakers, of course, if you are interested in reading this book, you can find also the original version that, of course, is in English. Enjoy!